Fefe De Giorgi, vigilia degli ottavi di finale di questi campionati europei, come sta vivendo la tua squadra questo momento? Nella normalità più assoluta, nel senso che inizia una parte che finalizza il percorso che abbiamo fatto, però rimangono insomma, gli stessi concetti, nel senso che alla fine dobbiamo giocare delle partite di pallavolo cercando di giocare il meglio possibile, con grande rispetto sempre degli avversari, ma guardando molto anche in quello che noi riusciamo a fare, i nostri meccanismi di gioco. Quindi dobbiamo essere focalizzati veramente momento per momento, adesso partita per partita. Senti, guardandoti indietro, che prima parte di torneo è stata? È interessante, noi abbiamo iniziato il torneo avendo avuto poco tempo da trascorrere assieme anche come numero di partite, proprio con la grande voglia, l'intenzione di chiaramente cercare di vincere il più possibile, ma sapendo che all'interno delle partite dovevamo cercare anche dei nostri miglioramenti nei meccanismi, nel nostro gioco. E da questo punto di vista i ragazzi hanno fatto, diciamo, il massimo a livello di impegno, ma anche di situazioni di gioco, e si sono ripetute situazioni interessanti per noi che penso ci potranno essere utili in questa fase. In queste cinque prime partite hai visto il frutto di quello che, su cui avete lavorato o cioè, sei soddisfatto, Sì. insomma, abbastanza? Le idee che abbiamo messo in poco tempo e abbiamo allenato sfruttando al massimo il tempo che avevamo, credo che si siano viste. Cioè, abbiamo poche cose, ma abbiamo cercato sempre di tenerle presenti e di realizzarle. E poi è chiaro che i ragazzi in campo hanno dimostrato anche una bella coesione, un bel feeling. Attaccamento alla maglia importante, l'attaccamento anche in tutti i momenti delle partite, anche quando siamo stati in difficoltà. Questi sono stati tutti dei momenti importanti per la nostra squadra, le quali ci permettono comunque di fare dei piccoli passi avanti. Domani alle ore 16 c'è la Lettonia, che gara ti aspetti? Oh, mi aspetto di fare la nostra partita. Lettonia, come anche tante altre squadre, sono squadre che non hanno dei grandi nomi, ma sono squadre abbastanza coese che giocano la loro pallavolo. Per noi sarà importante entrare nei nostri ritmi di gioco, nei nostri meccanismi di gioco. È la cosa importante, rispettando sempre l'avversario, ma guardando molto in quello che è lo sviluppo del nostro gioco.